Questi sono i Gormiti, dei giocattoli che hanno caratterizzato l'infanzia di molte persone nate intorno al 2000. Un'ascesa straordinaria per questi mostri che in poco tempo sarebbero diventati il giocattolo più comprato e amato dai bambini. Anni di gloria e di successo per i Gormiti, con centinaia di prodotti collegati alla serie, cartoni animati e fan in tutto il mondo. E poi un lento declino che avrebbe portato il franchise a scomparire definitivamente. Una storia davvero unica, piena di aneddoti e rivelazioni che quando eravamo piccoli non potevamo minimamente capire, perché eravamo troppo presi a giocare coi Gormiti. Ad esempio, una delle cose che non avevo minimamente capito quando ero piccolo è che i Gormiti sono italiani. Ebbene sì, sono una linea di giocattoli ideati da Leandro Consumi per la linea GIG, un'azienda produttrice di giocattoli controllata da Giochi Preziosi. Solo vedere questi loghi mi fa tornare indietro di 15 anni alle confezioni dei miei vecchi giochi e il video non è iniziato manco da 2 minuti. Nella mia testa, quando penso ai Gormiti, mi viene in mente un periodo davvero ampio di tempo in cui rompevo ai miei genitori per comprarmi una bustina, ma con mia piacevole sorpresa ho scoperto che il fenomeno Gormiti è durato solo 3-4 anni. Si è iniziato a parlare di Gormiti verso la fine del 2005 e già nel 2008 possiamo osservare il declino. Se dovessi descrivere il fenomeno Gormiti attraverso un grafico sarebbe tipo: ok, wow, bene, ancora di più, ci siamo, è finito tutto. Ma vi spiegherò più avanti nel video. Ora, sto parlando come se ogni essere umano sul pianeta conoscesse cosa sono i Gormiti e mi dispiace un sacco per chi non è riuscito a viverseli appieno, ma sono certo che almeno una volta nella vita li avrete sentiti nominare. Il trucco era questo: Giochi Preziosi voleva lanciare una nuova serie di giocattoli. Compravi una bustina e all'interno trovavi una figure, delle scartoffie, molto importanti per una cosa che vi spiegherò dopo, e delle carte da gioco. A quanto pare c'era un effettivo gioco di carte che potevi fare con i Gormiti, ma da piccolo non l'avevo mai capito e mi divertivo solo a far menare i Gormiti tra di loro. C'era un'isola, l'isola di Gorm, e tanti popoli elementali diversi che ci vivevano dentro. Eccoli i miti dell'isola di Gorm, i Gormiti, capito? Poi i nomi erano dannatamente didascalici, tipo un tronco che spara come un cannone? Troncannone. Una pantera però nera? Pantanera. Un cattivo con un nome assolutamente non traumatico per i bambini? Orrore profondo. E così via. Queste figure erano fatte benissimo e non avevano alcun tipo di competizione in quel momento. I bambini li compravano e li facevano combattere tra di loro mentre si godevano un corto animato malissimo in 3D. Poi andavi a scuola e flexavi a tutti che avevi trovato il sommo luminescente, oppure piangevi perché l'unico importante che avevi trovato era Multiplop. Di Gormiti dal 2005 al 2008 ne hanno fatti ben 4 serie principali condite di tanti altri lanci secondari, arrivando ad un totale di 8 serie. Dall'ottava in poi arrivarono i Gormiti cartoon, definiti così perché si appoggiavano a questo cartone animato. Ma qua già siamo nel declino, secondo il mio parere. Dal 2008 in poi hanno provato a fare tantissime serie che hanno avuto così tanto successo che nessuno se ne è accorto. Ma non ve ne parlerò in questo video perché ci concentreremo sulla parte gloriosa. Ho paura che sto video venga lunghissimo a giudicare da quanto tempo ci sono stato per trovare tutte queste informazioni. Quindi mentre vi mettete comodi sul divano e vi preparate dei popcorn per godervi appieno il video, io ne approfitto per parlarvi di Revolut e spiegarvi come potete ottenere anche 20 euro. Secondo la descrizione ufficiale si tratta della banca digitale utilizzata da oltre 35 milioni di persone. E se per caso sei proprio uno di quei 1,5 milioni di utenti che la utilizza in Italia, beh, big up per te, bro. Ok, smetto di confondervi perché Revolut è una valida scelta per gestire i propri soldi. Ed esiste anche una versione per i ragazzi dai 6 ai 17 anni che combina perfettamente indipendenza e sicurezza. Allora, la scaricate e avrete subito un conto e tantissime funzioni che possono semplificarvi la giornata, però prima personalizzatevi la carta in modo esuberante, vi prego. Tipo il salvadanaio che vi permette di poter risparmiare arrotondando i resti fastidiosi. Pagate una cifra tonda e quello che rimane finisce in questo salvadanaio. Arrivato a fine mese vi trovate 100 euro in questo conto e fate tipo: oh, fico. Oppure compri da Amazon, ti torna indietro un cashback e fai tipo: oh, ancora più fico. Usi i soldi risparmiati per farti un viaggio in Kazakistan e grazie a Revolut puoi cambiare i tuoi soldi ad un ottimo tasso e pagare direttamente in moneta locale, ovvero il tenge kazako, oppure cambiarla in BHT, non ne ho idea. Se invece siete più grandi, trovate di utile il PagoPa senza commissioni, che è il modo più facile per pagare le tasse. Se invece siete tipo adulti, con il conto cointestato puoi avere un conto gestito da 2 persone. Se intanto ti sei messo comodo sul divano con i tuoi popcorn, valuta la scelta di provare Revolut. E cliccando sul link in descrizione nel primo commento pinnato potrei anche ricevere un bonus di 20 euro sul tuo conto. Ok, direi che possiamo iniziare con la nostra storia di oggi. La nostra storia di oggi inizia negli anni 90, un periodo glorioso per i bambini che potevano godersi tantissimi giocattoli che stavano piano piano arrivando in Europa. In Italia l'azienda GIG aveva avuto un'idea interessante, ovvero quella di comprare delle serie di statuine dagli altri paesi, soprattutto dal Giappone, cambiargli il nome e mettergli una trama generica tipo gli alieni mostruosi che vengono dallo spazio e vogliono distruggere la Terra, e venderli sotto il nome di Exogini. Tramite questo sito web di collezionisti della serie ho scoperto che il primo lancio del 1987 erano queste statuine fatte in
in gomma monocolore, che si potevano trovare dentro una bustina che impediva di vedere il contenuto facendo leva sull'effetto sorpresa. Questa prima serie degli exogeni non era altro che la linea di figure di Kinnikuman, ossia Ultimate Muscle. Comprata e importata in Italia sotto un altro nome. Poi intorno al 1988/1989 arrivò la seconda serie degli exogeni, e questa volta comprarono i Ninja Mites, e anche a sto giro vengono trasformati in gli alieni mostruosi che vengono dallo spazio e vogliono distruggere la Terra. E nel 1997/1998 arriverà invece la terza serie. Questa volta comprarono i Fistful of Aliens, che a guardarli iniziavano già a avere l'aria di gormiti, ma rimanevano comunque gli alieni mostruosi che vengono dallo spazio. E poi arriviamo circa al 2000, in cui la Giochi Preziosi vuole realizzare la quarta serie degli exogeni, e piuttosto che andare in Giappone, comprarne una esistente, importarla e venderla sotto un altro nome, a sto giro dice cazzo, facciamoli originali noi. E Giuseppe Di Bernardo, a cui venne affidato di lavorare ai personaggi della quarta serie degli exogeni, afferma che non si era reso conto che in realtà stava partecipando alla nascita di una leggenda: i gormiti. Nel 2005, grazie al lavoro dell'ideatore della serie Leandro Consumi e dei vari illustratori, viene abbandonato il progetto Exogeni, e quella che doveva essere la quarta serie diviene Gormiti, gli invincibili signori della natura. Il fatto che originariamente dovevano essere degli exogeni lo si può vedere in molti artwork, in cui sembrano essere tipo in scenari spaziali con queste stelle dietro, insomma davano vibes da alieni. E tutta questa estetica della prima serie è merito di Giuseppe Di Bernardo, Simon Toncelli e altri artisti di cui è difficile reperire il nome. Con il cambio a Gormiti danno alla serie una trama molto semplice e dannatamente ispirata al Signore degli Anelli, anche se il creatore dice che non è vero. Viene contattato uno studio pubblicitario, che di solito fa le pubblicità, e gli viene affidato il primo corto animato che doveva riassumere la trama della serie. Vi posso assicurare che è fatto malissimo, perché ci sono i fottuti PNG delle carte con la bocca che si muove. Sono Tasarao, signore della foresta. Poi anni dopo venne rifatto per il mercato americano, anche benino, ma mai doppiato in italiano. Nel corto possiamo vedere l'isola di Gormi, inizialmente pacifica e popolata dai gormiti, vivere una serie di devastanti conflitti, manco fosse Roma Termini, a seguito del risveglio del malvagio signore del male, Magor, e dei suoi seguaci, portando a cicli di distruzione e rinascita grazie all'intervento del vecchio saggio, il padre dei gormiti. Questa in generale è la trama. Ovviamente era una strategia che serviva per farti comprare la bustina, come il cartone di Pokémon per farti comprare le carte. Nel caso dei gormiti, compravi una bustina e in quell'interno avresti trovato una statuetta di uno dei personaggi per un totale di 6 popoli, quindi 42 figure. Popolo della terra, della foresta, del mare, dell'aria, del magma e della lava. Mai capita sta cosa. Ora prendiamo in esempio un gormita. Sì, si dice così, lo so, ho sbagliato tutta la vita ed è stato più traumatico di quando ho scoperto che XRL8 di Ben 10 si chiama così perché in inglese si legge accelerate, perché è veloce. Ora prendiamo in esempio un gormita della prima serie. Possiamo notare che lo sculpt è molto simile a quello degli exogeni. Quindi erano magri, slanciati, non stavano in piedi, porca puttana. Gli artisti realizzavano gli artwork, li mandavano in Cina, e degli artigiani realizzavano i modellini 3D per poi stamparli colorati in serie. Com'è andata questa prima serie? I bambini li hanno amati sin da subito? Sì, è andata benino, ma non era diventata un fenomeno di massa, o almeno non ancora. Però se compravi un pacco di Vustelaia potevi trovarne uno all'interno, giuro che è vera sta cosa. Però i gormiti erano fighi, erano già interessanti, perché non sono scoppiati sin da subito nonostante le campagne pubblicitarie di Giochi Preziosi? Prova a immaginare, sei un bambino e vuoi comprare dei gormiti, dove vai? In edicola. Le edicole sono ovunque in Italia. Ora, le edicole normalmente devono vendere quotidiani, periodici, insomma l'inchiostro su carta. E un giocattolo non lo puoi vendere perché un'edicola non è abilitata alla vendita dei giochi. Infatti la prima serie dei gormiti potevi comprarla solo nei negozi di giocattoli. Ma qua arriverà il lampo di genio. Vi ricordate cosa vi ho detto sul contenuto di queste bustine? Trovavi una statuetta, delle carte e un foglietto. Quindi perché non vendere in edicola una bustina con della carta dentro da leggere e in omaggio una statuetta? Quando compri una cosa del genere in edicola stai pagando per la carta, il giocattolo è in omaggio. È un bug del sistema, e dalla seconda serie in poi, iniziando a vendere i gormiti in edicola, le vendite impenneranno, arrivando a vendere oltre 12 milioni di copie. Che figata i gormiti! E se non sei iscritto al canale è perché ti fanno schifo, quindi fallo. Passa un anno e ci troviamo nel 2006. All'inizio di quest'anno sarebbero uscite due nuove serie quasi contemporaneamente, la Mistica e la seconda serie. Della Mistica non c'è molto da dire, sostanzialmente avevano preso i gormiti della prima serie, con gli sculpt brutti che non stavano in piedi, e avevano fatto un recolor, quindi 42 personaggi vecchi ma con un nuovo colore, insomma una roba fatta per capitalizzare. Contemporaneamente al lancio della Mistica però decisero di lanciare la seconda serie, e qua abbiamo tantissime differenze. Una delle principali è che entrerà a far parte del progetto Gianfranco Irrietto, che lavorerà ai gormiti
ospiti per tantissimi anni. C'è una magnifica intervista fatta da Dario Moccia in cui Henrietto spiega che quando gli venne affidato il lavoro di progettare la seconda serie dei Gormiti, decise di fare un cambio importante. Gli sculpt della prima serie erano magri, slanciati e non stavano in piedi. Questo perché dovevano rispettare un'altezza massima di tot centimetri. Gli unici ad essere più grossi erano i signori del popolo. Non avevano una base di sostegno solida, quindi cascavano. Henrietto ebbe la geniale idea di ingobbirli. Se prendiamo in esempio un Gormita della prima serie e lo paragoniamo ad uno della seconda, possiamo notare le ginocchia piegate, le spalle indentro, la testa verso il basso, i piedi grossi. Quindi erano sempre alti nello stesso modo, ma più possenti, e stavano in piedi. La seconda serie dei Gormiti erano proprio grossi, imponenti, belli cazzuti, ma molto differenti dalla prima serie. Questa volta ci sono solo 5 popoli: terra, foresta, mare, aria, e i 2 popoli di lava e magma vengono fusi in un solo popolo chiamato Popolo del Vulcano. Scelta saggia. Insieme al lancio di queste 2 nuove serie, decisero di mandare sul mercato anche un validissimo prodotto, ossia il magazine dei Gormiti. C'è un archivio realizzato da Gormitology in cui si possono sfogliare tutti i volumi, e all'interno si trovano informazioni preziosissime. Ogni volume, tra l'altro, veniva venduto in edicola con qualcosa in omaggio. E in alcuni volumi avevano dei DVD contenenti dei corti animati. Ad esempio questo, che conteneva L'Origine, di cui vi ho parlato prima, e La Grande Eclissi. Poi con le altre serie ne arriveranno altri di corti. Personalmente da piccolo amavo poter vedere i miei giocattoli combattere in un cartone animato mentre li avevo in mano. E me ne fregavo se la grafica era una merda, visto che erano stati realizzati da 2 ragazzi in 3 settimane di lavoro. Fu grazie alla Mystica e alla seconda serie, che appunto inizieranno a essere vendute in edicola, che le vendite dei Gormiti schizzeranno fino ad un totale di 12 milioni di copie vendute alla fine del 2006. Sarà qui che nasce la mania di collezionarli tutti. Per la prima volta nella vita, grazie ai Gormiti, ho capito cosa sentisse mio nonno con i suoi cimeli antichi. Man mano che i Gormiti vendevano lo giochi preziosi, inizierà quello che io definisco il grande gioco, ossia fare qualsiasi tipo di prodotto collegato al franchise da vendere ai fan. Vi assicuro che superate le cose normali, come fare i propri ovetti con dentro dei mini Gormiti in modo da fare competizione alla Kinder, si potevano trovare tantissimi prodotti strani, e fidatevi che più andiamo avanti con gli anni, più questi prodotti si triplicheranno, arrivando a fare roba fuori dal mondo, tipo le de toilette dei Gormiti. Ma hey, siamo ancora nel 2006, l'anno non è finito, c'è ancora tempo per lanciare una nuova serie, ovvero la Atomic. Non passano nemmeno 6 mesi dal lancio della seconda serie che Giochi Preziosi decise di mettere fuori questa nuova serie, in cui prendeva i Gormiti della seconda, gli cambiava il colore e li vendeva come nuovi. Soldi! Quindi Mystica era il recolor della prima serie, Atomic il recolor della seconda, con la differenza che stavolta avevano dato delle gimmick ai Gormiti, degli effetti speciali, tra quelli che si illuminavano al buio, che cambiavano colore con la temperatura dell'acqua e altre robe che da piccolo non avevo mai capito ste cose, però ok. Ci sono eventi come il tradimento del popolo dell'aria con l'inganno di Helios e le sue conseguenze riassumibili in: ci sono troppi popoli buoni e solo uno cattivo, bilanciamo. Se non avevate finito i soldi con queste 3 nuove serie del 2006, potevate essere tra quei pochi bambini fortunati a cui i genitori compravano l'isola di Gormi, i prodotti secondari, i Gormiti magnetici. Che palle che si distruggevano, io li odiavo! Ma l'idea più stupida e incredibile allo stesso tempo di cui voglio parlarvi è il Digiblast. Immaginatevi una sorta di Game Boy Advance fatto male, uscito nel 2006, quindi una generazione indietro. In sto Digiblast potevi giocare ai giochi dei Gormiti, guardarti gli episodi delle Wings, è una roba inerente ai cuccioli. Fine! Però guardare queste pubblicità del Digiblast mi fa sorridere in qualche modo, vedere quanto se la credevano per fare concorrenza alla Nintendo con un picchiaduro tremendo dei Gormiti, ma vabbè. Il 2006 si era concluso e i Gormiti stavano diventando il nuovo fenomeno di culto tra i bambini. Non si faceva in tempo a rendersi conto di quanti nuovi Gormiti ci fossero, che un nuovo anno stava per iniziare. Nuovo anno, nuove serie, ne verranno lanciate altre 3, quindi andiamo con calma. Per prima abbiamo la terza serie, quindi nuovi Gormiti, ci sono 7 popoli e 42 personaggi. Esattamente come il numero chimico del molibdeno, non so perché vi ho dato questa informazione. Una nuova trama molto dettagliata colpisce l'isola di Gorm, stessi popoli, e ne vengono introdotti 2 di nuovi. Quello delle tenebre e della luce, con i rispettivi Gormiti sommo luminescente e obscurio. 2 tra i più riconoscibili dai fan. Tutta questa trama era esposta sia nei magazine che continuavano ad uscire, che nei DVD con i corti animati, che ancora erano abbastanza cheap a livello grafico. Però vi piace Minecraft, quindi non potete giudicare. Qua con la terza serie i Gormiti stavano diventando famosissimi e la Giochi Preziosi puntava a fare le cose sempre più in grande. Potevi comprare i playset come la testa della Murena e il picco dell'aquila da piazzare nell'isola, i Magic Egg, altri magnetici piccoli e magnetici giganti che non stavano in piedi esattamente come quelli piccoli. Oh, bad news in arrivo però: con i collezionisti che diventavano sempre di più inizierà il fenomeno scalper, ossia persone che vanno nelle edicole e nei negozi per comprare tutti i prodotti
prodotti dei gormiti, così da farli andare sold out e con la scusa venderli online a prezzo maggiore. Purtroppo una piaga del collezionismo. Ora, i gormiti sono iniziati nel 2005 e nel 2007 siamo già alla terza serie, quindi ogni tot mesi viene lanciato qualcosa di nuovo. Non facevi in tempo a finire di collezionare una serie che già usciva quella nuova. Non immaginate però questi lanci come Bon, esce la terza serie, la prima e la seconda vengono ritirate dal mercato. Al contrario, trovavi, e come tutte le serie, contemporaneamente in edicole, e quindi spendevi soldi su soldi continuamente ogni anno di più. Siamo verso la fine del 2007, quindi boom, altre due serie da dover comprare: Mythos ed Energeia. La serie Mythos prendeva tutti i 42 personaggi della terza serie, recolor con le gimmick e messi in vendita. Pochissimo lavoro, massima resa. A risultare più interessante sarà la serie Energeia. Questo perché presero tutti i 42 personaggi della prima serie, quella con gli sculpt brutti che non stavano in piedi, e la rifecero nuova con gli sculpt recenti. A distanza di anni, vedere la differenza estetica tra quelli vecchi e quelli di Energeia mi ha fatto proprio scendere un brivido di nostalgia incredibile. Iscriviti al canale se hai paura di morire. Per tutti i bambini le cui famiglie erano arrivate in bancarotta alla fine del 2007, minacciare i propri genitori di fare un golpe militare in casa era diventato l'unico modo per convincerli a comprare la quantità di nuovi prodotti secondari fuori di testa. C'era così tanta roba che non si riusciva ad averla tutta. Giochi Preziosi continuava a produrre plastica senza fermarsi un attimo. Tra nuovi playset, l'introduzione dei destrieri, nuovi magazine con nuovi DVD e corti all'interno, così tanta roba rimasta invenduta che fa l'occhiolino ai movimenti moderni contro lo spreco di plastica, ma vabbè, era il 2007. Ma soprattutto merchandising a non finire. Raga, roba inutile, da ombrelli a mutande, a penne, a costumi, a orologi, un cazzo di monopattini, un flipper. C'è questo canale Telegram dove la community di gormitologi carica ogni tipo di prodotto che trovano. E mettete la notifica a questa live che farò sul mio canale, in cui parleremo di tutte queste cose strane a tema gormiti insieme ad una grande community di fan. Ma la cosa migliore che ho scoperto, successa in quell'anno, è che la Giochi Preziosi ebbe l'idea di portare i gormiti a teatro. Nei magazine ho trovato pagine che mostrano il tour di questo spettacolo, e su YouTube ci sono spezzoni incredibili dello show, e vi giuro, è un fever dream allucinante. Insomma, i gormiti stavano quasi per raggiungere il loro picco totale. Piano piano anche all'estero il franchise iniziava a diventare famoso, soprattutto nei paesi parenti italiani come Grecia e Spagna, e anche nei paesi dell'est Europa. In America e in Giappone è andato bene, ma non troppo, perché avevano già qualcosa di diverso dai gormiti che probabilmente li appagava. Ma al contrario, in Cina amarono i gormiti, tanto che fecero un live action. Non ha senso sta cosa. Così famosi che qualcuno ha provato a far produrre in Cina per poi venderli in Italia dei gormiti contraffatti, fatti malissimo, a farsi confiscare 630.000 copie per poi essere arrestato. E questa foto della guardia di finanza che tiene in mano una scatola dei gormiti manco fosse un panetto di cocaina rientra nelle foto più forti che ho visto quest'anno. Il 2007 stava finendo e ho trovato talmente tante informazioni che sto video potrebbe durare 8 ore per quanto mi riguarda. Grazie di cuore a tutte le persone che decideranno di abbonarsi al canale per sostenere il lavoro dietro tutti i prossimi video, ma anche a chi decide semplicemente di iscriversi e mettere like. Cosa c'è dopo il 2007? Ah, giusto. E finalmente eccoci nel 2008. Come detto ad inizio video, quest'anno sarebbe stata rilasciata l'ultima vera serie dei gormiti, o almeno per me. Già dal nome che gli diedero possiamo intuire che la Giochi Preziosi voleva in qualche modo far finire i gormiti per rilanciarli in modo diverso. Nel 2008 esce la Final Evolution, il picco del brand dei gormiti, la serie più bella, con i design migliori e con la trama davvero spettacolare. In questa serie ci sono tutti i gormiti. I popoli della terza serie si evolvono in seguito ad un evento della trama. Quindi nascono i popoli del diamante, della foresta infuocata, del ghiaccio, dei fossili, del metallo, del sole, della luna, e i gormiti della prima serie tornano come popoli della terra, del mare, della foresta, dell'aria, del magma e della lava. Un totale di 13 popoli e 84 personaggi, che è il numero chimico del polonio. Basta guardare tutte le statuette per rimanere a bocca aperta sulla qualità del design. Erano dei mostri cazzuti. Non c'erano quelle robe emotive, insegnamenti per i bambini, luoghi comuni per farli empatizzare. Che palle sta roba. Avevi solo sti gormiti senza un minimo di cervello che si tiravano mazzate. Oh mio Dio, ai bambini piaceva tantissimo sta cosa. Probabilmente i genitori amavano i gormiti perché pensavano fossero educativi. Guarda, giocano e imparano sulla natura. Realmente abbiamo imparato solo che se qualcuno ti dà fastidio puoi lanciargli una nube tossica. Una creatura della foresta.
foresta non può resistere alla mia nube tossica! Qui siamo ufficialmente al picco maggiore dei Gormiti e il declino era dietro l'angolo. La trama viene spiegata in quattro corti e questa volta c'è un salto di qualità pazzesco perché cambia lo studio che lo produce. È incredibile, tocca fare un rewatch, porca miseria. Stavolta si tratta di Ubik e non è la libreria. Quattro corti che potevi trovare nei DVD in omaggio coi magazine, oppure potevi vederli su Italia 1 visto che era stato messo in onda una sorta di film che univa questi corti con scene tagliate. Alla fine del quarto corto si apre tipo un portale assurdo dove tutti i Gormiti vengono risucchiati e... fine. I Gormiti che avevamo imparato ad amare nel 2005 erano terminati nel 2008, finendo dentro un vortice. Praticamente buttati nella spazzatura dal suo stesso creatore, perché la Giochi Preziosi voleva dei nuovi Gormiti. Finalmente eccoci qua per parlare di un tasto dolente di questa storia. Finita la Final Evolution, sempre nel 2008, la Giochi Preziosi distribuirà questo rebranding, che molti definiscono la serie cartoon. Se la prima serie del 2005 si chiamava Gormiti, gli invincibili signori della natura, questa nuova si chiama Gormiti, il ritorno dei signori della natura. Quindi un nuovo inizio. Questa volta il main contenuto a cui puntavano era questa serie a cartone animato prodotta dallo studio francese Marathon, di cui episodi autoconclusivi andavano in onda in TV per poi spingere a comprare le solite bustine coi personaggi all'interno. E qua spezzo una lancia in favore perché la qualità di queste nuove figure è davvero davvero alta. Una delle cose nuove introdotte con il cartone è la presenza di quattro protagonisti. Una delle cose comune nei cartoni animati per bambini è la presenza di altri bambini dentro la serie, così che possono empatizzare loro, sentirsi parte della serie. E questi quattro bambini si trasformavano nei signori di Gorm. Ora basta guardare qualche episodio per capire perché vi ho detto che la Final Evolution è stata l'ultima vera serie. Quelli che prima erano mostri cazzuti senza alcun tipo di morale che si menavano, adesso erano personaggi che trasmettevano insegnamenti ai bambini in questo cartone animato dallo stile dolce. Cosa che i Gormiti non erano, basta osservare un po' il rebrand per capire che lo stile originale e mostruoso dei Gormiti, con una narrazione epica, con battaglie a livello del Signore degli Anelli, era stato denaturalizzato in favore di queste nuove scelte. Ora, questa nuova serie non andò male, perché effettivamente i bambini la guardarono, il brand Gormiti divenne ancora più famoso e remunerativo. La serie venne esportata in tantissimi paesi, questa è la sigla in ebraico, però si iniziava a percepire che non era più la stessa cosa di prima. I bambini iniziavano forse a capire che i veri Gormiti erano finiti con la Final Evolution. Ah, e ovviamente con questi nuovi Gormiti arrivò altro merchandising. Io non ce la faccio più, vi giuro, c'è troppa roba, Cristo santo, ma chi li aveva i soldi per comprare gli sci dei Gormiti? A questo punto i prodotti secondari erano a livello Giappone, se non peggio, e tutto rigorosamente per bambini. Non era tipo quei Pokémon che hanno le robe per bambini e altre robe per bambini che non riescono a crescere. No, quei Gormiti era tipo grembiule per l'asilo con obscurio sopra e andava benissimo così. Finita questa serie ne proposero altre negli anni successivi, ma con scarsi risultati. La conferma che i bambini iniziavano a non essere interessati a questi nuovi Gormiti era arrivata. Non sto qui a nominarvi tutte le altre serie, ma vi dico solo che nel 2012 fecero questo lancio chiamato Gormiti Unleashed, a cui accostarono un terribile cartone animato fatto dalla Mondo TV, esattamente quella società di produzione terrificante di cui vi parlò Yotobi in questo video. La serie animata fece così cagare che il brand rischiò il fallimento, per cui basta spendere soldi in serie inutili. Dovremmo aspettare infatti il 2018, in cui Leandro Consumi, il papà dei Gormiti, decise di mollare il progetto ormai annientato. In quell'anno la Giochi Preziosi fece uscire Gormiti, giusto per non confondersi. Io non avevo idea di cosa fossero diventati oggi, ho provato a vedere un episodio e ho fatto tipo: dove sono i Gormiti? Cioè, li vedete? Che è sta roba? Non c'entra nulla coi Gormiti. Ho quindi provato a comprare un magazine per capire cosa è successo al brand e vi spiego io cosa è successo. È morto. Siamo nel 2024, a breve uscirà una serie live action dei Gormiti in cui non ci sono dei Gormiti. Mostri ignoranti, amati dai bambini, che prendevano ispirazione dai kaiju giapponesi, trasformati negli ennesimi supereroi in tutina. Che palle! Ad oggi non credo esistano community interessate ai nuovi Gormiti, ma solo alcune persone fissate con le vecchie serie, fan di vecchia data che tutt'oggi provano a collezionarli davvero tutti. Mi fa pensare che in fondo tutti cerchiamo di ricatturare quel pezzo di infanzia. O forse stiamo solo cercando di compensare per quel sommo luminescente della Final Evolution che non siamo mai riusciti a trovare, ma al contrario eravamo pieni di doppioni di Bombos. Io credo di aver avuto almeno 30 copie di sto pezzo di merda. Chissà cosa passava in testa di mia madre quando ha deciso di regalare tutti i miei Gormiti. Quindi, chi dobbiamo incolpare?
fare per questo declino. È vero, la popolarità dei gormiti è calata drasticamente dopo Final Evolution. Che sia stato per scelte di marketing sbagliate o per colpa di strategie comunicative discutibili. Potremmo stare qua ad analizzare ogni mossa della Giochi Preziosi per altri 40 minuti, ma l'unica vera realtà è che ad un certo punto dei gormiti non è rimasto niente. Sembra che man mano che passavano gli anni, la Giochi Preziosi ha iniziato a dimenticare la cosa che rendeva il loro giocattolo così allettante per i bambini. Se per anni i gormiti avevano vissuto nella nostra mente come delle creature mostruose che combattevano in un'isola, poi improvvisamente sono diventati uguali a centinaia di prodotti per bambini già esistenti. L'esistenza dei nuovi gormiti che non sono gormiti rovina il mio ricordo? No! La mia mente è fissa a quel periodo in cui i gormiti vivevano gloriosi nelle mie giornate. Non mi sento di dire che la scelta presa da Giochi Preziosi sia sbagliata o meno, perché comunque si tratta di bambini. Ancora faccio fatica a immaginare i poveri nati dopo il 2010 e come intrattengono la loro infanzia. Sicuramente tra i centinaia di stimoli nuovi che hanno, i gormiti risultano quasi noiosi. E noi che li abbiamo vissuti? I gormiti nascono in fabbrica, vivono una breve ma gloriosa esistenza tra le mani di un bambino entusiasta e poi finiscono in una scatola in soffitta, dimenticati. È del tutto naturale che gli interessi cambino man mano che cresciamo. I giochi e gli eroi dell'infanzia, come i gormiti, spesso occupano un posto speciale nei nostri ricordi perché sono legati ad un periodo di scoperta, di immaginazione, di semplicità. L'unico vero motivo per cui i gormiti hanno smesso di essere così importanti per noi è che siamo cresciuti.